Con gioia dobbiamo iniziare il nuovo anno liturgico. È un'occasione di grazia, lo sappiamo, un'occasione che il Signore ci dona, cioè quello di vivere con Lui, proprio accompagnati da Lui, dalla Sua parola, dalla Sua presenza, il tempo. E l'anno liturgico inizia con un tempo chiamato Avvento, lo sappiamo, che è un tempo da una parte di attesa, dall'altra di veglia. Un tempo in cui bisogna stare attenti, ci dirà il Vangelo di oggi. In questo anno liturgico saremo guidati dall'Evangelista Marco, un evangelista che ci aiuterà a riscoprire il nostro essere discepoli del Signore. Come vivere questo avvento? Di nuovo lo chiediamo al Signore, alla Sua parola. E se ascoltiamo, per esempio, nella prima lettura di questa prima domenica d'avvento, se ascoltiamo il brano di Isaia, che è il profeta dell'Avvento, noi una prima cosa che dobbiamo imparare a fare è gridare al Signore, cioè far giungere a Lui la nostra voce. Non perché Lui abbia problemi di udito, evidentemente, quanto perché il gridare vuol dire dare forza alla nostra richiesta. E anche noi dobbiamo dirglielo al Signore con forza, che abbiamo bisogno di Lui, abbiamo bisogno che venga nella nostra vita e che la trasfiguri, la cambi la nostra vita, che non ci abbandoni, che stia con noi. Gridare questo vuol dire fare un grande atto d'amore che libera il nostro cuore e soprattutto fa spazio proprio a Lui, al Signore. Sì, perché l'Avvento, da una parte, se è grido verso il Signore, l'invito a perché Lui apra i cieli e scenda e ci venga incontro, dall'altra è anche preparare il nostro cuore a questo incontro. Preparare il cuore non ha niente di sentimentalistico, preparare il cuore vuol dire prendere in mano la propria vita e guardarla con gli occhi del Signore, proprio perché lo scopo su cui lavoriamo è proprio questo, in fondo, preparare la nostra vita all'incontro col Signore. Perché non sarà Natale, neanche quest'anno, se non ci sarà spazio per il Signore che viene. Non sarà Natale se non ci sarà incontro con Lui, un rinnovato incontro, una rinnovata presenza sua nella nostra vita, un rinnovato desiderio da parte nostra di stare con Lui, camminare con Lui. Ma per far questo bisogna in qualche modo lasciarsi fare. Sì, perché in fondo, lo sappiamo, anche il nostro stare attenti, il nostro vegliare, essere svegli, richiamato dal Vangelo, non è frutto solo della nostra volontà e del nostro impegno, ma anche dall'azione, dalle mani del Signore che plasmano la nostra vita, come argilla, ci viene ricordato nella prima lettura. E allora questa disponibilità ad aprirsi al Signore è davvero condizione per fare avvento, per vivere l'avvento. E allora ci dobbiamo incamminare su questa strada con rinnovato entusiasmo. Ci sarà da scoprire ancora una volta e ancora meglio la bellezza dell'andare incontro al Signore, che poi non è niente di astratto, non è niente non è qualcosa che ci distrae dalla vita di tutti i giorni, ma anzi ci aiuta a vivere la vita di tutti i giorni. Sì, perché l'attenzione che ci viene richiesta, in fondo, è l'essere attenti al Signore che viene e che incontriamo nei volti delle persone che vengono davanti a noi, che bussano, si direbbe, alla porta della nostra vita. Anche le persone con cui viviamo tutti i giorni, la nostra famiglia, i nostri amici, le persone che incontriamo a scuola, sul lavoro, che incontriamo nella nostra comunità ecclesiale. Sì, in quei volti c'è da scoprire il Signore e questo ci permetterà davvero di aprire relazioni nuove, relazioni di pace. Sono le relazioni che il Signore che viene ci aiuterà a costruire con Lui.